siamo in tribunale, lo dice un magistrato. È una prepotenza. Tu sì, conosco la sua maestà. Aspetti, maestà. Garantisco io, posso farlo. Identifico nell'elettrice qui presente. Attenzione, interrompiamo il programma per trasmettere un comunicato del capo del governo, Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano ha riconosciuto l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la sovranità della potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione. Ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Questo sarà vero, sarà finita la guerra. Speriamo. Vedrai, ci manderanno a casa. Siamo già andati, dai, andiamo a casa. Attenzione, ci sono strani movimenti intorno all'ospedale. I tedeschi qui intorno sono tutti in allarme. Avete chiesto notizie ai vostri superiori? Che cosa vi hanno detto? Al comando non ha risposto nessuno. Ci hanno abbandonato, altezza. Sono andati via tutti, a cominciare dagli altri ufficiali. I miei bambini sono in pericolo. Devo chiamarli subito. Dove andare?